fine primo tempo tra Duralex contro Boca Consalvo, punteggio 0-0. Andiamo dei giocatori in maglia nero-verde. Andiamo, scusami, il cognome? Fusco. 0-0. Partita, diciamo, abbastanza equilibrata in questo primo tempo. Diciamo che i portieri per il momento sono i veri protagonisti del match. Sì, è una partita sofferta, loro giocano a memoria, noi è la quarta partita insieme, stiamo cercando di trovare il rodaggio, comunque ce la giochiamo con Cosa tutti. C'è da migliorare, Fusco, secondo te? No, un po' di lucidità sotto nei passaggi e un po' di amalgama di squadra, comunque ce la giochiamo. Va bene, in bocca al lupo, andiamo dai giocatori del Boca. Scusa, cognome? Parriale. Parriale, 0-0 in questo primo tempo, state trovando difficoltà sono a creare. Sono una bella squadretta, l'occasione l'abbiamo avuta, ma essere un po' Puccini sotto porta è meno frettoloso, perché siamo speriamo troppe occasioni per la fritta. Ah, va bene, in bocca al lupo. Siamo qui nel dopo partita tra Boca Consalvo contro Duralex, partita molto bella, combattuta, finita nel finale con il punteggio di 3-1 a favore della capolista Boca Consalvo. Siamo qui con i due migliori in campo, alla mia destra Crolla, alla mia sinistra come sempre il bomber Buonanno. Siamo arrivati, Crolla, una partita nel primo tempo abbastanza equilibrata, diciamo questa partita decisa nel finale, avete cercato sul 2-1 di riprendere questa partita, poi nel finale è arrivato un errore, diciamo, individuale che ha portato poi alla chiusura definitiva. Sì, secondo me è stato un buon primo tempo, il secondo tempo poi abbiamo peccato sia nella condizione fisica, sia nel fatto che il secondo tempo in cui gli spazi sono sempre più larghi fa la differenza anche il fatto che loro giocano da anni insieme e noi giochiamo da 4-5 partite. Però tutto sommato è stata una bella partita, combattuta, forse decisa anche dai portieri, loro hanno un portiere molto forte, anche se abbiamo tirato molto da lontano, però lui riusciva sempre con tranquillità e permetteva loro di consentire i tiri dalla distanza. Sicuramente oggi Sabatino ha fatto delle ottime parate, come anche il vostro portiere, si è beccato nel finale. Però diciamo, voi siete una buona squadra comunque, penso... Sì, penso che possiamo lottarcela fino alla fine, dobbiamo migliorare in alcune cose. Nel secondo tempo, secondo me, si è giocato poco insieme e molto nei singoli. E questo poi... A qualcuno questa prestazione, credo? No. No, no, me la dedico solo lì. Ciao, Crolla, ciao ragazzi. Buon anno, ottima prestazione oggi, nonostante sembra l'assenza di Grotta. Sì, avete giocato un'ottima partita, forse avete giocato il primo tempo che non era da voi, nel secondo tempo avete preso bene le misure, forse il vostro spirito di squadra non è disunirvi, diciamo, a non innervosirvi mai, diciamo, ha portato a questa vittoria sicuramente più importante. Sì, infatti, noi siamo come sempre, siamo un diesel, iniziamo piano, carburiamo piano e poi usciamo alla distanza. Oggi l'assenza di Prota ci ha fatto essere meno offensivi, più palleggiatori, va bene così. La squadra avversaria giustifica benissimo il secondo posto che ha in classifica, finora è l'unica che ci ha messo, diciamo, in difficoltà nelle posizioni, qui ha mantenuto le posizioni bene tutta la partita, qui abbiamo avuto